We can start. you can see my, my presentation, the, the first page about the B management system, uh, the workshop. And uh, yeah, uh, basically we we stay together for uh, almost uh, uh, one half an hour or maybe two hours and uh, we we also have a session with uh, uh, with the question and answer <laughs> and uh, I will uh, answer uh, to your question. I will disa mm, uh, disable my uh, my camera just to higher uh, the uh, bandwidth of uh, of the internet. Yeah, basically we start with a presentation about the Beam4EB toolkit. You are uh, uh, together uh, directly involved in the project, uh, or maybe you are a colleague uh, of uh, your your team involved in the project. Uh, maybe you cannot know. Uh, everyone about the project, but basically this slide is to present the beam management system. Uh, the ac acronyms is BIMS, um, is, is a part of the BIM4EB toolkit, the project of, uh, that we are participating. Uh, the toolkit is composed by uh, other tools, uh, a tool with the, for the fast mapping of buildings, uh, to um, survey the building and generate a 3d model, uh, 3d point cloud that can be converted and um, to generate a beam model, uh, a beam planner tool that basically is uh, to planning the activities uh, uh, during the design and construction phases, uh, mainly uh, to um, to plan the activities uh, of a renovation inside the building with uh, an uh, Exchange uh, and uh, feedback, feedback loop with um, the other uh, stakeholders that are involved in the renovation. A Beam for Occupants that is an application that uh, is uh, especially designed for the end users, for the inhabitants, for owners that can uh, check uh, all the uh, sensors, all the data that uh, are uh, coming from the sensor inside the building. Uh, inside the, the apartment, to check the temperature, the humidity, and so much other uh, measurements that coming from uh, this sensor to uh, to check if the, uh, the building is, uh, is working is working well and if, uh, if the uh, feeling of the occupants, the, the behavior is uh, is good to to reach the uh, the good uh, greening uh, basically uh, um, about the the consuming of energy and so on. beam easier uh, is, uh, is a tool designed especially for the designers that uh, uh, is basically um, easily the part uh, of the design of the electrical part of the device choosing uh, the right devices for the right uh, needs of the designer and that can help uh, to do that oh excuse me <laughs> yeah it is basically out outer as and then be miser in the in the other part uh, can make easy uh, the decision of what is which is the best option uh, when you renovate your building choosing the right material the right insulation the right settings to get the best uh, option for the energy uh, energy results uh creating some simulations and uh The, the first page about the BIM management system uh, the workshop and uh, yeah uh, basically we we stay together for uh, almost uh, uh, one half an hour or maybe two hours and uh, we we also have a session with uh, um with the question um, and answer basically here and uh, uh, i will uh, answer uh, to your question uh, i the will the ability to uh, uh, to change uh, disable the of my the, uh, of the resources uh, my camera can, just to uh, uh, I can do, for example, uh, of, uh, from the of top. Or, uh, yeah, basically, uh, we start with a presentation about the so for example, to your, uh, for uh, together reports uh, directly involved in the project, uh, or you maybe your colleague, uh, system uh, give uh, of, uh, your uh, your uh, the information team just for the reports in the, uh, and the, reports the title. Know, uh, everyone yeah. about the project, or maybe you can search this slide is to present the management system. There are some beams. On the right, um, there is the possibility. is, the is, a, is a part tool. of the BIM report toolkit, the project as of, uh, we, that we are participating. To, uh, uh, the toolkit something. is composed by uh, other ERs, tools, uh, I, a tool with, uh, uh, for for the fast match with of buildings. Every uh, 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 um, uh, survey, uh, the building, uh, and generate a model uh, report, uh, a uh, 3D point cloud that can be converted and generate a model. You can search here, uh, for example, all the planning the activities that in, uh, uh, during one, the design short. and construction uh, phases mainly is uh, uh, to, uh, uh, to a uh, different way uh, to uh, of uh, innovation inside the building with that, that uh, an, uh, you can have uh, more than one uh, and, uh, uh, the, of uh, field the documents document with uh, the, uh, the other searching features, features that are involved in the, ER the renovation. I've been for open pass that is an application that you can, can by title for the end or users, for the inhabitants, for owners uh, that can check uh, all uh, uh, the uh, sensors uh, system of the data that, that uh, are uh, I don't know, uh, coming from for the example, sensor inside the building, the uh, inside the apartment, check the temperature, the humidity, so much Oh, there's nothing uh, measurements the, that coming from uh, this sensor to uh, yeah, check if you can uh, search uh, from the uh, is, uh, is working is working well and uh, or if also the, uh, you can uh, search feeling or, uh, of the occupants uh, by the behavior is uh, is good to uh, uh, to, to reach search the, uh, all the, uh, uh, the good uh, that are greening in working progress uh, basically uh, uh, um, yeah. about the the consuming of energy there are some, uh, some functionalities in easarching uh, is, uh, uh, is a tool all designed the, all for the designers that is basically available here as easily, the uh, icons uh, that will be explaining the design uh, of data later, uh, later on. On uh, electrical part the, uh, of the, the the functionalities? Yeah. Just continue with the right Basically, uh, needs needs the main is the designer that contains help, uh, all the functionalities uh, to, to create oh, a new resource. <laughs> yeah. Uh, it's basically a that uh, is and and uh, the, in the project and also create. Uh, uh new resources like the Geolink and or which is, uh, which is the uh, best option uh, that we, uh, we see when you uh, renovate your and, uh, building, choosing the right uh, material, the, the right, the right insulation, uh, insulation uh, the right? Another important resource, the best, another uh, for the, the energy, uh, model, that uh, all the energy models, results, uh, all the B models uh, that are some simulation of the project. And basically, the B model functionality is a filter. Of the resource list, if you see here in resource list, there effectively a a B model is there a B model that is also listed um, here. is the it's the same file with the same resources, but now is just filtered uh, with B models, with uh, also the possibility uh, to filter uh, filter the, the resources here and uh, then uh, any other uh, functionalities parkwell and point ontology viewer and, uh, and so on uh, I would back uh, uh, again in the presentation uh, just to explain uh, a typical uh, workflow that uh, we can uh, we can have Uh, bene, quindi to torniamo un attimo indietro in sostanza. Came back with the, um, with the presentation uh, and, uh, and try to do uh, something uh, that uh, can explain well all the, um, all the system. Proviamo a fare una presentazione dove facciamo vedere quali sono uh, le funzionalità principali. Eh, lo facciamo vedere con, uh, impersonificando in qualche modo uh, l'uso da parte dei designer, l'uso da parte dei progettisti, uh, di come uh, ci sono dei casi studi ovviamente di come possiamo utilizzare il sistema. Ok, possiamo provare prima a presentare le funzionalità, partendo dai casi the partendo da come i how possono lavorare con il sistema di gestione management system. And uh, with step-by-step step, uh, functionalities, step-by-step step, uh, wizard to, to create things. Uh, gli utenti, i, i progettisti, una volta che fanno i login all'interno del sistema, uh, la prima cosa che faranno uh, quello che potranno fare è quello di poter caricare i propri documenti attraverso la funzionalità New Resources. Uh, the designers, the first thing that they can do inside the B management system to upload the files, and uh, this thing can be done uh, can be done uh, with the new resource functionalities that is under resource management. So to resource management, there is new resource, and uh, um, with new resource is a wizard. Uh, questo comando è una, Uh, è un wizard, cioè è una, una funzionalità dove step by step uh, verranno richieste alcune informazioni agli utenti uh, e procederemo fino al caricamento del file al, al termine. Uh, the upload of the file is uh, on, in the end of this step wizard. Uh, step by step we can fill uh, what is asking the system. The system basically first starts with the, the definition of the scope, category and, and typology. This kind of a request by the system is useful for the uh, classification of the resource uh, as the standard, the bin standard required. Eh, questa prima parte della creazione dell'elemento, nel quale viene chiesto lo scope, category e typology, servirà poi al sistema per catalogare eh, il documento. Una volta che il documento è catalogato, può essere ricercato in maniera molto più funzionale all'interno del sistema. Ed è sostanzialmente quello che viene anche richiesto nelle, nelle, nelle normative BIM proprio per lavorare eh, in BIM. Eh, la prima parte sarà quindi quella di selezionare lo scope. In questo momento abbiamo la possibilità di scegliere due elementi. La prima parte è di selezionare lo scope. Possiamo selezionare il bim a b scope, che è a standard scope, o il logbook. Uh, we can see each other, both, we, we can see both, we start with the scope, partiamo con definire lo scope uh, standard e poi dopo vedremo anche il logbook, partiamo con uh, la parte dello scope, dei, uh, ogni scope ha la possibilità di definire una categoria, In pratica è come se fosse un albero uh, di selezione per classificare il sistema, uh, possiamo per esempio, Partire Dal fatto di eh, caricare dei documenti, documenti potrebbe essere ad esempio un, un file di Word. no eh, Quindi possiamo definire un documento e poi la tipologia. In questo caso possiamo dire che si tratta semplicemente di una specifica, potrebbe essere un banalissimo report. We can start with uh, scope, category and typology. Uh, for the category, categorie is a, a list of values that can be selected, uh, can be a document, a documento, a drawings, un disegno, or a model, uh, un modello. And for everyone, per ciascuno di questi, uh, we can have a typology, una tipologia, possiamo avere un report, possiamo avere un report, a specification, QTO stands for uh, quantity takeoff. Quando vedete QTO, stiamo parlando di praticamente un documento che si porta dietro eh, diciamo la, le quantità quindi una sorta di, di computo ad esempio sotto specifica possiamo mettere ad esempio dei, dei report andando avanti con la selezione possiamo aggiungere delle informazioni per esempio definire il titolo la descrizione We can add the title, the title be a report about uh, um, issues Possiamo scrivere come esempio una relazione problematica. Uh, la parte dei valori in questo momento è disabilitata, the value part, the value step is, uh, disabil, uh, is not enabled, Be, um, just to uh, uh, enable this possibility in the future. Uh, but uh, it's not important in this moment. In this moment. We can add the linked data. Uh, we can see this, uh, this topic next. Or uh, define also the linked data. Possiamo definire linked data oppure giorni linked data. La prima parte la vedremo prossimamente. Geo uh, linked data uh, può essere utile per definire all'interno della risorsa uh, dove si trova. Possiamo dire che, per esempio, magari abbiamo un Uh, un cantiere, per esempio, a Piacenza, no? Possiamo definire esattamente la posizione. We can define, for example, uh, that we have a, a field, we have a building, uh, for example, in Piacenza. We can define uh, the latitude, the longitude of uh, where is the building, possiamo definire dov'è il nostro edificio, nel quale ci riferiamo per questo documento. E volendo possiamo anche, eh, se questo documento riguarda un, um, un edificio che è stato già caricato un modello, eh, possiamo definirne il, il collegamento. Ad esempio possiamo fare riferimento che questo documento eh, è legato a questo edificio, ma soprattutto è legato per esempio a questo muro. No? quindi possiamo collegare questo muro al documento che stiamo per, uh, che stiamo per caricare. We can link, for example, uh, not only the position, the location of the document uh, in the map, but also we can link the document with the, uh, any other item in the, in the BIM model. For example, a wall. Uh, we can uh, define issues, file, failures uh, of, the, of this wall. Um, and we can link together these two documents. And then finally, we can upload the, the document. We can the document, possiamo selezionare il documento, no? In questo caso è un uh, Word. So selezionare il documento and uh, passare alla creazione della, della risorsa. Uh, we can uh, upload the document and uh, create the resource. Uh, we can set two kind of uh, uh, typology of resources. Uh, this can be a public resource or uh, uh, can be a resource that uh, is a subject to ISO um standard. Uh, these two kind of resources have a different. Um, functionalities, basically a public resource, the first choosing. Uh, you can define a resource that is uh, open uh, for everyone. Everyone that is uh, uh, in the project can see these resources. If you want to make private resource with uh, some permission on the resource, you have to select subject to ISO 1960. Uh, we can try just as a public resource, And create the resources quest'ultimo passaggio in pratica serve a definire uh, la tipologia di risorsa cosa significa quando noi carichiamo un file in un uh, sistema di file sharing uh, praticamente quando voi che ne so condividete un file in google drive piuttosto che in altri sistemi come teams uh, o altro cioè in, in cloud in sostanza voi potete decidere eh, che questa risorsa, questo file possa essere condiviso o meno con altri o possa essere, ad esempio, pubblico, cioè che tutti lo possano vedere. Il fatto di poter scegliere che una risorsa possa essere pubblica o meno, eh, appunto, definisce il, il, i permessi sul documento. Alla fine del caricamento, viene riportata questa schermata nel quale vengono visualizzate tutte le caratteristiche della risorsa, in sostanza, una sorta di eh, sommario di quello che abbiamo scelto. at the end uh, was, was shown um, all the characteristics of the resources uh, which is the element the information about the title description uh, the values the linked data if uh, we uh, linked some something uh, the geo linked data we we set uh, this uh, document in uh, in piacenza and we see the latitude and the longitude we can see, for example, the document, and we can also download the document uh, that uh, we uh, shared before. Uh, basically, the, the report is a, is a simply uh, report in uh, is, a, is a document in, uh, in Word, and uh, we can see if there is uh, some IFC uh, linked data and the history of the document. So that basically report just the When the document is, uh, was uploaded on the, um, on the system. Eh, quindi riportiamo tutte le informazioni riguardo al documento, a partire dalle informazioni che abbiamo inserito prima, ad eventuali valori, al fatto che mh, questo documento sia posizionato in una determinata location, in questo caso a Piacenza, eh, e soprattutto l'ultima tab riporta uh, la storia del documento. Uh, ovvero tutte le modifiche che sono state fatte uh, finora sul documento. Ovviamente ce n'è solamente una che è quella relativa all'upload uh, del documento stesso. Ora, il documento caricato lo possiamo vedere ovviamente nella resource list, quindi nella lista delle varie risorse, ed è questo. Punto. Report about issues is a document uh, of a specification typology with the description. Relazione sulle problematiche was created by me. That uh, this is my naming, is my user, the B Management System Professional, creation date, the revision. Uh, as you see there, this is the status. Status is uh, public. Public is that everyone that uh, connects to the system can see it. Um, in pratica, come vedete, la lista delle risorse riporta tutti i dati che abbiamo visto prima, ma soprattutto una cosa importante è lo status. Lo status è pubblico. Ciò significa che tutti gli utenti. Eh, che sono in grado di accedere al progetto senza necessità di permessi ulteriori possono avere la, la risorsa. Eh, in pratica la differenza che eh, dicevamo prima sta tutta qui. In sostanza abbiamo due tipologie di risorse, una che abbiamo detto che è una risorsa pubblica e una che invece è, è la risorsa soggetta alla, allo standard 19650. La differenza sostanziale tra le due risorse è questa, che in pratica uh, la risorsa è visibile a tutti gli utenti. This is the main difference between the choosing uh, during the creation of the resources. Basically, is that the resource is visible to all the users. Um, this means that uh, uh, the public resource cannot be set a user permission. Uh, cannot be checked in, checked out, or maybe is not can set uh, of subject to approval workflows and uh, nothing about the status and permission can be notified by by email. Uh, these features are completely uh, available only for the 1960-50 uh, typology of, of the resources. abbiamo come la possibilità Di vedere quali sono le differenze tra le due tipologie di, di risorse. Sostanzialmente, una risorsa pubblica non, non possiamo assegnare dei permessi, quindi la vedono tutti, non possiamo fare dei permessi più restrittivi, eh, non può essere fatto il check-in, non può essere fatto il check-out, eh, non possiamo mettere in piedi delle approval workflow con, con le risorse. Eh, per spiegare questo, facciamo anche un ulteriore esempio: se, per esempio, ci sono due utenti. a for example, a B management system. Now, uh, I can try to see two people that uh, connect to the B management system. These are two different users. Uh, this is the, another login from one uh, another user, this is uh, d, this is uh, another my uh, uh, my user username for the B management system. You see there that uh, I log logged with the B management system professional. This is uh, another users. Basically, we have two users, and if I log in with another user in the same project, and uh, you see there in uh, resource management resource list, you see that uh, uh, this kind of user can see this same resource without uh, uh, without problem. Why? Because it's a public, it's a public resource. It is the uh, the main difference uh, between the the two things? As you see, it's the same project. You see that uh, there is a, a very long list about 30 entries inside the project that is completely different from uh, the eight entries that see just being professional. Is because uh, Some data is shared with the uh, BIM professional and some other is uh, just the uh, property of the of the user. You see there that is the creation user Made2D, just all the things created by Made2D are only uh, shared with um, the specific uh, users. Qua vedete la differenza, ho provato uh, ad entrare dentro il BIM Management System con due utenti diversi. Uh, uno è Made2D, che lo vedete qua. Vedete che la lista delle, uh, delle risorse, dei documenti a disposizione di questo utente è molto più lunga della lista che avevamo prima. Qua abbiamo uh, 30 documenti, cosa che invece prima vedevamo solamente 8 documenti, perché sono due utenti completamente diversi. Uh, questo vi mostra il fatto che all'interno dello stesso progetto, perché il progetto è sempre lo stesso, voi potete. Condividere i file in maniera uh, specifica con determinati utenti oppure no. Quindi, una delle funzionalità principali del sistema è quella di poter dare eh, appunto dei permessi uh, ai file, non, non tutti vedono tutto. Uh, I was explaining that the main difference and the main functionality is to give specific permission uh, in read and writing. Uh, of the resources, and for the same project that is uh, one team demo, uh, the file that uh, you see can be totally different. Okay, and uh, as we see that uh, we can see now that uh, we can change uh, all these things. Uh, we can try now to upload, for example, another resource in uh, uh, using the, um, the other system. Uh, to create, for example, we can, yeah, we can create, for example, an Excel file. Possiamo provare adesso a, a creare un, uh, un nuovo file, anzi meglio, possiamo usare un Excel che ho già creato. We can mm, try to upload another Excel, uh, another resources, for example, uh, an Excel file that uh, we can use, for example, for... Uh, for storage uh, of the sensors. Uh, for example we can, use, uh, we can open this Excel file, basically it's a CSV file, questo è un uh, file CSV che contiene uh, le letture no? di, un, uh, di un sensore di temperatura. Abbiamo il tipo di sensore, la data in cui è stata fatta la lettura, la temperatura. Uh, as you see there, there is a, a CSV file that contains the data from a sensor with um, the ID, uh, the identifier of the sensor, the date, and the value of the um, measurement. Uh, yeah, it's not important now the uh, the contents of the Excel just to see that it is something that uh, contains something. Uh, we see there. Uh, an Excel file, and maybe we can create a, a, an Excel file where uh, is a yeah data sheet with a measurement. Eh, praticamente stiamo andando a creare una risorsa che riguarda uh, vogliamo caricare un file di Excel che contiene le misurazioni di temperatura fatte da un sensore all'interno di un uh, all appartamento vogliamo caricare questo file all'interno del BIM Management System quindi giustamente diciamo che si tratta di uh, un documento un datasheet quindi contiene dei dati Mettiamo delle informazioni che sono, ci servono sostanzialmente per identificare il contenuto del file, quindi diciamo che all'interno, come descrizione, c'è la misura della temperatura. Eh, andiamo avanti, non è necessario che tutte le informazioni eh, vengano in qualche modo eh, assegnate. La cosa importante eh, si tratta giusto di definire alla fine qual è il documento. We can skip some steps of the wizard. is not uh, mandatory to uh, assign every uh, value inside uh, every step, uh, the info the information about the description of the um, can help us to recognize which is the content of the, of the file, but it's not mandatory to uh, define all the all the things inside um, every step. Then we can select the CSV file. To next and now we can choose to create the resource not as a public resource but a subject to 1960-50 adesso noi eh, facciamo una differenza rispetto a prima non salviamo la risorsa come eh, risorsa pubblica ma la salviamo come eh, risorsa soggetta alla, allo standard in questo caso decidiamo che il, lo status il work in progress si tratta di una risorsa uh, preliminare, non è ancora una risorsa, magari su cui abbiamo stabilito un contratto o quant'altro, e decidiamo uh, di creare le risorse in questo modo. Qua vedete che ci sono diverse scelte uh, che possiamo andare a fare. In automatico, la risorsa viene assegnata come. Numero uno di revisione, quindi abbiamo fatto una prima versione, una prima revisione, e abbiamo la possibilità anche di spuntare l'opzione per fare il check-in o il check-out del documento. Vedremo tra poco di cosa di cosa si tratta. Um, as you see, the user can, uh, can select uh, some things. The first is uh, to create uh, the prefix, the prefix uh, mean that uh, the resource can be preliminary, is uh, an information that is not uh, contractual because maybe we can uh, um, continue working with it, or maybe it's a contractual because it's is a final stage of the resource. Uh, we can set his, his P as, a, as a preliminary, and we can also uh, doing a check-in, a check-out. As you see, the resource is uh, starting with uh, a first uh, revision and the first work-in-progress version. What is meaning uh, these two settings? Uh, basically, the way to work with the, uh, the bin standard is that uh, uh, the resources are in uh, four main uh, stages. This is the work in progress stage, the shared state, and uh, published and, and archived state. Basically, in uh, BIM standards, when you're working with the uh, BIM standards, uh, is mandatory to uh, work in a work in progress when uh, you are working with your team. Uh, when uh, you, you are in your team, in, uh, in a private team, for example, your office are basically working with uh, a work in progress and a shared state. Uh, there's possibility for the small teams, for example, one or two designers, or maybe just uh, only you, you can work with the work in progress state. and when you see that uh, your resources is ready to be shared with uh, another one, for example, your colleague, you can change the state in shared. and shared is a, a shared state where and other people can see it. And uh, there is a, a part where uh, work in progress and shared is a continuing feedback loop between designers and uh, where you can uh, uh, collect also the data from the client. And when the feedback loop is closed, when you close all the things that uh, all the things are fixed, all the things are ready, uh, then the things can be. Published, published, for example, with outside uh, outside of your office. For example, you can share with your client, share with another stakeholder. Basically, in published state is something that is published and uh, is available for other people outside the team. Uh, C'è piccola traduzione di tutto il, in tutto il Quando in BIM, uh, gli standard BIM prevedono. che tutti i documenti che voi elaborate all'interno della vostra organizzazione, quindi per esempio potrebbe essere il vostro ufficio, eh, seguono questi quattro stati. Quattro stati cosa significa? Sono eh, delle proprietà che eh, assume il file che permettono di definire il livello di eh, condivisione del file rispetto al vostro ufficio o all'esterno. Eh, si riconoscono principalmente quattro stati, uno è il work in progress, uno è lo, um, lo shared, il publish e l'archivio. Work in progress cosa significa? È una risorsa, è un documento sul quale voi ci state lavorando, eh, potreste lavorarci da soli, quindi voi con voi stessi, oppure ci potete lavorare magari in collaborazione con un altro collega. Eh, work in progress significa appunto che... Il lavoro sta andando, ma non è ancora in uno stadio definito. Ci cioè sarà un momento in cui eh, il documento al quale state lavorando eh, avete necessità di condividerlo con qualcun altro. Potreste essere voi stessi che condividete un documento, può essere il file di Excel che abbiamo visto prima, piuttosto che una relazione o un modello, un file eh, un file di AutoCAD. A un certo punto avete necessità di condividerlo con un vostro collega perché Punto, dovete far sapere agli altri cosa state facendo oppure avete necessità, ad esempio, di eh, raccogliere o meno un'approvazione eh, e quindi prendere una decisione. Quindi si passa dal work in progress allo shared, appunto il condiviso. Una volta che eh, il passaggio. Tra work in progress e shared, quindi di condivisione, in realtà avviene tantissime volte, all'interno di un arco di una giornata potrebbe avvenire anche 10, 20, 30 volte, cioè appunto uno scambio di informazioni, questo documento viene condiviso più volte alla ricerca di, eh, insomma, di commenti, fin quando raggiunge uno stadio definitivo. Eh, ovviamente c'è anche la possibilità che il cliente con cui vi interfacciate, anche lui vi dia a disposizione dei documenti che voi magari dovete integrare. Quindi c'è questo continuo passaggio eh, di informazioni fino a quando il documento raggiunge lo stadio, diciamo, finale o comunque uno stadio nel momento in cui voi dovete condividere questo documento con l'esterno e passa proprio in uno stato di pubblicato, published. Quindi eh, il documento viene lavorato, work in progress, shared all'interno della vostra organizzazione, una volta che il documento è pronto, viene pubblicato e quindi è come se diventa condiviso con l'esterno. È evidente che nel passaggio tra work in progress, share e publish, dovendo essere visto da più persone, eh, queste persone devono avere dei permessi per poter vedere il documento. Quindi, eh, dei, dei permessi che possano permettere di leggerlo, leggere e scrivere, quindi apportare delle modifiche, e comunque consentirvi di raccogliere eventuali commenti, correzioni e quant'altro. Um, this uh, workflow basically uh, have the main scope. the, the main goal is to uh, collect the feedbacks uh, in the document and uh, get the document ready for the final version uh, to publish and to submit outside, to submit to, to someone, for example. and when you pass from a work in progress shared and published, basically the document uh, have a different permission. On that. Uh, this different permission could be permission just uh, in reading the document, on reading and uh, writing the document, and so on. That allow, for example, to collect feedbacks, uh, to make changes inside the document, and then go on uh, until the published state. Uh, basically, the the B management system can manage these states as a property of the document and also the permission. Uh, linked with uh, these uh, states these are the first uh, these three things and uh, in terms of uh, what the users do in terms of uh, what the users uh, can share with each other is important another thing that is about the, ver the versioning of the file un'altra importante considerazione da fare quando lavorate con i documenti è il cosiddetto versioning cioè il fatto di poter creare più versioni dello stesso documento. Nel momento in cui modificate il documento, il documento cambia versione. No? Eh, ed è, è necessario tracciare nel tempo tutte le versioni che eh, siete in grado di fare. Questo perché nel momento in cui ci sono degli errori o comunque volete vedere le differenze tra la versione del documento salvata oggi e quella per esempio della settimana scorsa, volete per esempio fare dei confronti, verificare sì. questo. the versioning allow to uh, make uh, comparisons between uh, documents and allow to uh, trace historically uh, which user do something and which are the changes inside the documents uh, the versioning is uh, uh, set by two numbers basically uh, as you see there this a A0101, this is the first version and the first uh, and the first Um, versioning complete but uh, a little change can port to a0102 and then a0103 and go on sostanzialmente le varie versioni del documento possono essere tracciate con dei numeri eh, possiamo assegnare per esempio a0101 come la prima versione poi c'è una seconda versione che si chiama a0102 03 04 05 generalmente c'è sempre un numero incrementale No? che viene apportato al nome del documento. A un certo punto l'utente condivide questo documento e una regola generale è quella di eh, far perdere al documento la seconda parte del numero. Come vedete qua, il documento arriva in versione A0103, nel momento in cui viene condivisa con altri utenti, il documento assume la versione A01. No? E nel momento in cui questo documento, viene condiviso e ad esempio viene modificato da un altro utente, il documento cambia ulteriormente versione, passa da A01, comincia a diventare A02, cioè è sostanzialmente una copia del primo file che viene modificata. Perché si fa questa successione di versioni e di nomi? In modo tale che in qualsiasi momento noi siamo in grado di stabilire cosa è stato fatto nel documento il giorno precedente o comunque la volta precedente, cioè siamo in grado di stabilire la storicità dei dati che ci sono all'interno. Il secondo utente, lo user B, continuerà a fare le sue modifiche nel documento, ogni volta che lo modifica abbiamo praticamente un, una versione diversa, fino a quando anche lui la ricondivide nei confronti degli altri eh, nei, dei, suoi, eh, dei suoi colleghi. Si continua così fino a quando il documento praticamente non, non arriva nella sua versione finale. In sostanza, abbiamo che ogni volta che il documento viene modificato, viene tracciata questa modifica. Uh, I was explaining that every time the users make changes inside the document, the document changes the, their uh, versioning and their uh, revision. And basically, uh, when the document passed from. a work in progress or shared status when can change status a part of the um, code is be lost basically 801 when change in shared is just 801 and then when uh, another user user b make changes starting another time to make uh, versioning but starting from 80201 80202 and so on as you see there change from 801 this is the first main version created by user a and then go through 802 that's the versioning of user b then when can share can also another time in 803 basically every time change the document every time change the status of the document the Versioning is changing and this is supported by uh, the bin management system and all things are recorded. Ogni volta il documento passa di mano, cambiano versioni. Quindi si parte da 01, poi passa a 0,2 quando uh, è un utente B, poi quando torna a mente indietro, come vedete, torna in A03 e se è un continuo di questa uh, informazione. Una cosa importante è che quando uh, il documento viene condiviso con tutti, Ovviamente se ci lavorano più di una persona c'è il problema che probabilmente già conoscete che è quello che bisogna evitare che più persone lavorino sulla stessa versione del documento in modo tale da non perdere le modifiche eh, di due persone in contemporanea. Si usa fare una modalità che è quella di bloccare il documento, cioè chi ci sta lavorando in quel momento blocca il documento dall'editazione di altri e ci può lavorare con tranquillità. In sostanza, il primo utente che arriva sul documento e lo modifica, eh, ne assume, diciamo, il blocco eh, in modo tale che gli altri non sovrascrivano le proprie modifiche. Another important thing when you are working with uh, a team with more than one people uh, is to lock the document. Lock the document to save any unintentional uh, editing uh, contemporary Uh, editing uh, on the document uh, basically looking the document is a way that uh, you are sure that uh, your um, changes are saved in the document and no any uh, no user in contemporary can change and lost your uh, uh, your editings uh, basically just to explain in a way very very uh, simple uh, Is the functionalities that you, you see in uh, systems like that when you uh, access, for example, inbox, Google Drive, or every file sharing system, as you see, there is the possibility to uh, lock uh, the document, um, sto facendo vedere che questa funzionalità in realtà esiste in tutti i sistemi di un certo livello, in tutti i sistemi commerciali di file sharing che normalmente utilizziamo eh, hanno questa funzionalità cioè la possibilità di bloccare eh, l'editazione del documento da parte di qualcun altro quindi avete la certezza che quando voi ci state lavorando siete solamente voi tutte le modifiche che andate a fare non c'è qualcun altro che in contemporanea ve le sovrascrive e voi le andate a perdere per facilitare questo tutti i sistemi hanno la possibilità di bloccare il, il file quindi sto spiegando che nel B Management System abbiamo implementato questa funzionalità, la funzionalità di blocco. Eh, la funzionalità di blocco come viene eh, implementata? Attraverso quello che è il cosiddetto check in e check out. Eh, il check in e check out è una funzionalità che esiste nei sistemi di gestione documentali, eh, come dire, di un certo livello, che permettono di eh, far sì di condividere con assoluta sicurezza il file eh, nei confronti degli altri e ehm, indicare agli altre persone quando il documento è in uso quindi gli altri non lo possono modificare in contemporanea e quando invece il documento è libero eh, per poter essere modificato uh, I was planning that uh, yeah this, function, this functionality about the locking the looking the, um, the document is available in most commercial uh, things like teams or google drive and so on and uh, there is another functionality that uh, sometimes is available in, uh, uh, in uh, some document system some document management system that it's about the check in and check out the resources can be checked uh, checked in and checked out from the system uh, just to say that uh, when you are working for example in uh, your Excel file, there. Uh, here, here in, I am in my my computer, my laptop. Uh, this file I was working in my laptop. I want to check out this file from the B management system just to inform all the people that are uh, connected to the B management system that uh, I am working in. And if I'm working in measure. Temperature CSV by myself. The document is completely locked from the access to the others, and the others cannot make changes before I check in the document. This basically the, the the meaning of a check-in and check-out is to get sure that uh, your document is uh, uh, used just by you and the other people. Can just read the last version of the document but cannot make changes before your check-in. With the check-in and checkout, basically your document is locked in and locked out from the beam management system. And these are the options that you can control, you can check here. When you create a resource in the beam management system with uh, this option, basically you can assign a status you can assign a prefix that the determine that is the resource is a preliminary with non-contractual or contractual information container uh, you set the revision uh, as primary revision as a work in progress revision and you can also by default check in and check out uh, the document okay basically when you check it in the resource is uh, located and the user must create a new version for further changes. Basically, is uh, is the meaning of uh, of this uh, this check. Uh, um, yeah. Basically, I check in the document. Checking in. Basically, I was saying that uh, yeah, this document is ready uh, if shared to be. Um, uh, to be used by others. Uh, now you see that it is a, an error. Adesso potete vedere che è venuto fuori un errore. In realtà è un errore utile, nel senso che non avendo utilizzato il BIM Management System da uh, diversi minuti, automaticamente sono stato disconnesso. Quindi uh, ovviamente se voi lasciate inutilizzato il BIM Management System per uh, diverso tempo, dovete necessariamente Completare o comunque rilogarvi, dopo circa 10-15 minuti venite automaticamente disconnessi per ragioni di sicurezza, nel senso che così eh, abbiamo la certezza che è sempre lo stesso utente che si sta connettendo. Uh, for um, security reasons, we can disconnect the people out of 15 minutes. And uh, yeah, this uh, is an opportunity to see another time how to create the resources. Questo modo anche per poter approfittare del fatto che possiamo far vedere normalmente in modo un po' più veloce eh, come creare le risorse. Abbiamo detto che questo si tratta di una misura. Possiamo scrivere così: temperature measurement. We are recreating the. The resource. Basically, if you don't uh, uh, click any, anyone before the resource is not created. No problem about that. OK, we set the P. We check in the document. Stiamo facendo una risorsa, eccola qua, resource created. Facciamo una risorsa impostando il check-in attivo. Cosa significa? Col check-in attivo stiamo dicendo che la risorsa che abbiamo appena creato. È una risorsa che è direttamente disponibile agli altri, cioè la stiamo rendendo um, non bloccata. Quindi qualunque altro utente può uh, fare delle modifiche. With the check-in option, we can say that uh, any other people in the document, in the project, can edit uh, this resource because it's not blocked, it's not locked. Ok. Uh, as we uploaded the This uh, temperature measurement file with the Made2D as a user, we can see that uh, uh, the Beam Professional, the other user, if I can update the page, okay, and log in with the Beam Professional, as you see there in the resource management, resource list. Yeah, I, I don't see any resource because. The resource that I uploaded as MADE2D basically have uh, uh, assigned some permissions. As you see there, if I put side by side, one is uh, the black is MADE2D, the white is a uh, beam professional. As you see there, the resource list, the last creation date is temperature measurement document. The last creation date here is report about issues. As you see there, is the second list. This is the first. Okay, this temperature measurement basically is not shared with anyone, and you see there that the uh, the status is a work in progress. Is a revision P one Is basically the same color that you see there in the, the presentation about the work in progress data. Is blue, and uh, you see there the system. Uh, Stavo facendo vedere che in questo momento, se ho messo uh, i due browser, uno nel quale ho fatto il login con BIM Professional e l'altro dove ho fatto il login con d quindi sono due utenti diversi, vedono cose diverse. Nel momento in cui io ho fatto l'upload di questo file con uh, la seconda opzione, quindi utilizzando uh, lo standard BIM, in questo momento questo documento non è condiviso con nessuno. Okay? Ora. È anche vero che abbiamo detto che utilizzando questa opzione io posso impostare i permessi sulla risorsa. With this setting, using the, uh, the second option, I can also set the permission on the resources and this can be done with the, uh, these buttons here. You can, for example see there which is the document resource you can download if you want or for, you can delete the resource as a creator you can also delete eh, come creatori voi potete cancellare la risorsa mettendola nel cestino potete ovviamente vedere direttamente il documento e quindi da qua volendolo potete scaricare eh, ma potete anche visualizzare la risorsa Questa pagina vi farà vedere tutti i dettagli della risorsa. You can also, uh, I was explaining that you can also view the resource and uh, see the details about the resource, ok? As the resource is checking in, you cannot change the permissions. If I check out, basically this uh, Uh, you can click on the lock uh, icon to check out the document as as the checkout basically you are editing the, um, the document i can set a comment basically you can check out and save it if i check out the document i can set some things that is basically give me the possibility To change the permissions. As you see there, you can see that uh, I can change the permission for every state adding or removing the users by username. Uh, in questo momento, sto facendo vedere che per modificare i permessi ho necessità di fare il checkout della risorsa, quindi portarla e bloccarla nei confronti degli altri. E una volta che la risorsa eh, è in checkout, posso andare a modificare i permessi cliccando su questa icona. Io posso gestire mentre prima vedevo solamente la storia no adesso posso anche gestire i permessi uh, with this do, with this uh, button i can not only change the permission but also see the history and uh, in the permission can set for example that uh, uh, beams uh, professional I can add another user. I need to know the username, Beams Professional. Okay. Uh, set the status for work in progress and for shared and for published. Basically, I am assigning the permission to Beam Professional to use these uh, resources. In pratica posso selezionare l'utente, il nome utente, e assegnarlo, indi indicando su quale status, aggiungere un utente che lavora. Questo è, è un modo anche per creare l'uso, uh, per esempio, i team di lavoro. Se io sto lavorando con un gruppo di persone, io posso aggiungere tutte le persone con le quali ho bisogno di lavorare a questo file, e le posso aggiungere in questo modo qua. Uh, basically this is also the, uh, the way how to add people as a team to working with. I can assign it to Madido D and Beam Professional that we, they can work both uh, with the, the same uh, document. Is, uh, this is a way how to assign the teams. And uh, in this way, if we come back to BIM Management System Professional, I can get F, update the page. Now the temperature measurement is there. If I can put side by side the two people, is temperature measurement here and also here. The two people can edit the things. And another important thing is that the uh, document status here report a lock is red. Red is meaning that the resource is checked out, by another user. The another user is made to T. This is green. Is a resource in checkout. In pratica adesso io ho condiviso il file, se ho aggiornato la pagina anche per l'altro utente, posso vedere le due risorse e vedo che l'utente Being Professional uh, può controllare, può verificare il, uh, il documento. Una cosa importante è che qua si vede che il lucchetto assume il colore rosso, che significa che questa risorsa è stata cercata da un altro utente, il che significa che... C'è un altro utente che la sta editando, la sta modificando in qualche modo, quindi è una risorsa praticamente bloccata. Infatti, non ci posso fare nulla. Come potete vedere, qua sulla destra eh, io ho tutte le icone no? che mi permettono solamente di vedere la risorsa, ma non ho nessuna icona dedicata alla modifica. Cosa invece ben diversa, qua, dove l'altro utente ha proprio la sua icona eh, per l'Edit. Uh, when the resource is blocked by one user, basically, if I see that the resource is uh, with the, the lock icon in red, basically, basically I can see, uh, I can read just the resources, but it's blocked, and uh, I have no permission to edit until the other user checking in the resource. Quindi, non la posso modificare questa risorsa fin quando l'altro utente non uh, non fa check-in. Uh, Per cosa può essere fatto il checkout e il check-in? Abbiamo detto per modificare la risorsa, quindi io per esempio posso anche andare a modificare. Dare un attimo di tempo al sistema. I can modify the resource and go for example next 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 and basically I could also edit this temperature. I could set, for example, uh, I can edit manually this resource to 26 degrees at uh, 10 o'clock, basically, uh, on uh, the same date. Not ten o'clock, but basically it's nine and thirty. oh my God I can set another measurement here nine thirty can save close the file, change the file, and then here I can upload another document can choose this document can upload and I'll check in the document. Basically, I changed the document and put another version inside the beam Management System and checking in. With the checking in, I will see now that uh, if I go on resource list from one user, I see the uh, gray locked icon, and then if I update the page i will see also see that one that uh, is meaning that uh, i can also change it, that and uh, also the revision is changed uh, sostanzialmente ho cambiato la risorsa ho modificato il file ne ho caricato una nuova versione e nel momento in cui ho caricato la nuova versione ho fatto anche il check-in del documento questo significa che il documento è disponibile per tutti eh, la risorsa ha cambiato di numero quindi sta eh, a una nuova versione una nuova versione che io posso vedere qua tutte le modifiche che sono state fatte se vado a vedere nella storia sono tutte registrate all the uh, things that uh, was done in the resource are completely recorded inside It is recorded when I check in and check out the, uh, the resource is recorded when uh, the user had, uh, added the permissions, we added three permissions, and also when the user modified the resource. All the things are saved and recorded in history and uh, can be checked for anyone. And also, uh, if I go to see the resource, okay, now i can see that uh, uh, there are two versions about the resources okay is the second one resources uh, another important thing another, uh, uh, another important thing is that uh, i can see all the versioning in the list Un'altra importante funzione è il fatto che io posso vedere tutte le versioni della risorsa, togliendo la spunta a Show Last Version, io posso vedere per esempio della nostra uh, risorsa precedente, eccola qua, ho tutte le versioni, stessa cosa lo vedo anche qui, Show Last Version, la disabilitiamo. Come vedete qua la possibilità di vedere la prima versione del file e anche la seconda versione P0101 e P0102. As you can see there, there are all the two versions available of the file that you can see there, the version one, and also you can see there is another version. Version one and then version two. This is the main difference between the two documents. And uh, the last thing about versioning is uh, the possibility to change the status. As a, a Beam professional, I can want to change the status. Basically, uh, I want to change and pass from working private state to shared state. And to do that, I can uh, ask if uh, uh, another user uh, can do the approval. I can start the approval workflow. Basically, io posso far passare la risorsa anche da uno stato all'altro. E per far questo posso farlo in maniera automatica oppure posso chiedere a un altro utente di far attivare un workflow di approvazione. Cosa significa workflow di approvazione? Il workflow di approvazione permette di notificare un altro utente e chiedere a questo utente che approvi o meno la risorsa eh, che sto andando a condividere. Nel momento in cui sto approvando, posso chiedere a questo utente eh, di verificare il contenuto. approval workflow is uh, uh, changed to l one basically, the approval workflow is a step when a resource can pass from a work in progress state to shared state or to published state. when the resource can change state, i would ask uh, another user to uh, check the resource and uh, set uh, uh if uh he approve or reject the the resource about the contents I can uh, notify a user uh write down a message about uh, to verify the contents for example check the contents of the file and when it save this request Ooh, wow where can I go Okay. Uh, I think it's the best to uh update. The... Okay, perfect. Can go to shared. I start up overflow. I want to notify Maddy D. and then check the contents. Oh, why? I, I forgot to to set the, uh, the people. <laughs> okay then. Uh, basically, started the uh, approval workflow. The approval status is that is uh, uh, the um, resource is in progress. is going from uh, work in progress to L1, and uh, then the the people is uh, uh, notified about. Uh, uh, About the, this request. We wait about uh, a few seconds that uh, we receive an email about that. Sostanzialmente, quando noi facciamo uh, la richiesta di approvazione, viene notificato l'utente al quale è stata richiesta l'approvazione in modo tale che uh, possa uh, ricevere... Vediamo un attimo, eh, posso ricevere una notifica direttamente via email di quello che sta succedendo. Eh, su questa risorsa, la proval status indica qual è il passaggio di stato che sta avvenendo, e in automatico, se io passo nella visione dell'altro utente quindi aggiorno la pagina, In sostanza, l'utente nel momento in cui accede il BIM management system nella lista delle risorse vedrà questa iconcina con questa spunta dove gli viene richiesta uh, il passaggio approvazione. The user when assist and login to the BIM management system, see in the resource list that there is a, a, a new icon where if the user click on that uh, this, uh, is say, Um, issue and, uh, and uh, see that uh, can start the approval workflow and uh, yeah about uh, the notification is the uh, an email that was sent by the uh, um, management system and uh, the user you have to approve the change of state from one Work in progress to a L1 of this resource on this project, and this is the uh, content of the message this is the check of the contents, okay? Then uh, if I go there, I can obviously I can see the resource, okay? I can check the resource with the, the viewer of the resource, and then when I see the resource finally can I go to history or document download the document see the document which is the changes yes okay perfect you're changing 26 degree perfect for me is okay and then if the changes are okay I can obviously go there and that's okay the contents are. Ok for me. E clicco to Approved. In sostanza, quello che stiamo facendo vedere è che l'utente riceve un'email con il contenuto, eh, gli indica qual è il progetto, gli indica qual è il documento sul quale è, sta, è, è richiesta l'approvazione. La, la, Nella pagina principale del BIM Management System, nelle risorse, ovviamente, il compare questa iconcina nel quale io posso fare o meno l'approvazione. Posso ovviamente vedere il contenuto della risorsa con le iconcine che avevo già a disposizione anche prima, nel momento in cui clicco per l'approvazione eh, cosa accade? Siccome la richiesta di approvazione è per il passaggio eh, della risorsa dal work in progress in shared, nel momento in cui è approvata la risorsa passa in shared e quindi la vediamo qua. Se io gli chiedo di vedere tutte le versioni vedremo che ci sono P01, P02 e poi il passaggio effettivamente in, in shared. Ok, these are the steps that we do when the resource is approved. Basically, is passed to um, the, the other status. Basically, we can complete this kind of uh, change of status, in sostanza, quello che accade è questo: io ho un passaggio dalla risorsa dalla lista delle risorse. Faccio partire una richiesta di approvazione nel momento in cui la risorsa viene eh, approvata uh, sia al passaggio di stato. In questo caso abbiamo un passaggio tra work in progress e shared, ma la stessa cosa può essere fatto per shared o published per tutti gli altri stati. Nel momento in cui viene approvato, c'è la conferma del passaggio di stato. Nel momento in cui viene eh, come dire, non, non approvata, quindi c'è il reject, eh, rimane in work in progress, ovviamente con i commenti. Uh, when the resource is approved, pass to the other status when reject remain in the status and I, I can check obviously in the history all the records about what is doing with the with the, the resources with the comments and so on this basically is uh, the entire workflow uh, that is compliance with the beam standards basically we put so much effort in that because uh, uh, when you work in BIM standards in uh, 1960, 50, uh, all the things about uh, uh, versioning, uh, all the things about uh, check the history about the resource, who can do things, uh, uh, who is doing things and who did things, basically um, must be recorded, must be checked by uh, the people. And uh, important document status about the check in and check out uh, to avoid any overwriting of things. And another important thing is, is about the approval workflows, where you can ask for another people to check your work and approve or reject uh, the things. And finally, another important thing is about uh, uh, get and set permissions in the, in the resources. This work can be done for every kind of resources. We set an example about an Excel file or a, a Word file, but any document is accepted in the BIM management system. And uh, of these documents, uh, you can set these things. Uh, you can also do all this workflow with uh, a BIM model. Uh, the BIM model is uh, a resource like any other. Uh, as you see there, uh, for the BIM models, you have there uh, the, is a, a BIM model, there are uh, all the functionalities available for this BIM model, for example. Uh, for every kind of resources, you can do uh, this kind of workflow. Uh, in sostanza stiamo dicendo che eh, questa è stata, uh, ci abbiamo messo molta um, fatica e impegno nel creare questo sistema, perché quando lavorate in BIM, il, gli standard BIM, le, le normative sul BIM richiedono proprio che ci sia un controllo completo eh, delle risorse in termini di controllo delle revisioni, controllo di chi fa che cosa, quali sono i permessi, la possibilità di eh, mettere in piedi dei eh, cicli di approvazione, quindi poter chiedere a qualcuno di approvare o meno una risorsa, poterla condividere, eh, gestire i permessi, quindi Uh, chi può editare o meno la risorsa e poi è molto importante tracciare tutte queste modifiche storicamente all'interno del sistema. Quindi è stato ricreato praticamente da zero un sistema di gestione dei file uh, che supera in funzionalità anche le funzioni, anche le funzioni di base che avete uh, per, per esempio all'interno di Google Drive piuttosto che di Teams o di altri sistemi di file sharing che usiamo tutti i giorni. Uh, in quei sistemi, per esempio, è presente la possibilità di condividere un file, la possibilità di vedere chi fa che cosa quando la uh, fa o le versioni. Ma non esistono, per esempio, dei cicli di approvazione. Solo dei sistemi, uh, come dire, più elevati permettono di fare questo. In questo caso, il sistema, essendo open source, abbiamo dato diciamo, la possibilità di fare uh, anche questo tipo di lavorazione. Uh, I was Another information that the most commercial things uh, for file sharing uh, used in the, uh, now as a Google Drive, uh, Microsoft Teams, uh, or Dropbox uh, or Box, uh, for example, uh, allow to check the versioning, uh, uh, the document status, uh, or the historic about changes in the file, or maybe, obviously, the permission, but uh, is not implemented there. Um, the approval workflows you cannot cannot do the approval workflows with the teams or any other things uh, commercially available now. Uh, but you must uh, pay um, some for uh, adding another functionality on top of these systems. But it's not by default uh, available in uh, some most common commercial. Um, Uh, software in, in this way the BIM management system can do and uh, yeah can do that with all the resources uh, also the, um, the models quindi questa cosa può essere fatta con tutte le risorse che possono essere caricate nella, nel BIM management system compreso uh, compresi i modelli uh, siamo andati molto a fondo su nuove risorse lista delle risorse in realtà fatte queste l'altro uh, tutto l'altro va in maniera semplice nel senso che uh, anzi forse anche più più interessante uh, definite come funzionano le risorse uh, ovviamente se abbiamo delle risorse come i modelli beam una funzionalità interessante appunto è quella dei beam models uh, another functionality uh, maybe most easy than the management of the resources the management of beam models more easy that uh, is just for um, To say that uh, uh, yeah, we, we can see with a Beam Viewer the Beam model. Uh, we support the management of IFC files, not native models, but just IFC files. Uh, here, basically, with the Beam model, uh, there's the list of the models. The models are automatically converted also in ontologies, in IFC of well and bot ontologies. You can download. Uh, IFC, IFC well and bot you can see there if I click on that, automatically the model is downloaded and if you are set to open the IFC with the application, yeah you can see the the B model basically also for IFC well and so on. And if you click on that, the I basically is opening the B model viewer. E questo è il Viewer del BIM Model. È più facile usare il BIM Model, basicamente, hai due parti. la The è una a di view del BIM Model, e uh, the right you see un altro panel con le the, the properties del BIM Model. Uh, in sostanza, il modello BIM può essere visto, può essere scaricato, abbiamo la possibilità di vedere. Eh, Scaricare la versione IFC, quindi il file IFC del modello, piuttosto che le versioni in ontologiche diciamo della, del modello. Cliccando sull'icona dell'occhio dell possiamo vedere il modello. Ci sono a disposizione due pannelli, è molto semplice l'uso del visualizzatore, potete ovviamente ruotare. Eh, poi dopo adesso vedremo anche come navigare all'interno del modello. In sostanza, due modelli mostrano la visione gerarchica del modello, quindi partendo dal progetto, i livelli, quindi i diversi piani e tutti eh, i vari elementi. Cliccando su ciascuno eh, degli elementi del modello vengono ovviamente selezionati e il visualizzatore vi porta eh, direttamente con la telecamera eh, per andare a inquadrare l'oggetto che avete selezionato. Sulla destra c'è un altro pannello dove vengono visualizzate tutte le proprietà, the uh, object uh, when you click uh, on the beam model or directly on the hierarchy view, uh, you can see uh, that the beam viewer uh, go focusing the camera and the, the object. and also we can see the properties of the objects. Uh, on the bottom of the viewer, there is a, a list of functionalities, uh, basically to hide uh, the, the elements or directly the type. I can hide, for example, all the windows or all the walls or uh, the um, doors and so on using a I type or uh, I can reset all, come back basically, <laughs> discard any change and uh, uh, restart basically. Eh, come potete vedere qua sotto abbiamo tutta una serie di bottoni che eh, ci aiutano nella visualizzazione del modello, quindi io posso nascondere o visualizzare eh, i vari elementi, posso nascondere gli elementi, i singoli elementi cliccando ad uno ad uno oppure posso anche selezionare di eh, nascondere un'intera tipologia di elementi come per esempio gli arredi che vengono eliminati, cioè o meglio, vengono nascosti. Dell'intero modello. Posso anche resettare tutta la vista con reset all e passare così, oppure step by step con un eyed preview. Okay. Um, Un'importante funzionalità è quella di poter visualizzare, ad esempio, uh, quelli che sono gli spaces. Quindi quelli che sono gli spazi. Uh, e selezionare gli spazi. Cosa, a cosa servono? Sono delle entità geometriche. Eh, che prendono l'intero volume della, di una stanza eh, e al suo interno posso vedere diverse proprietà, generalmente vengono utilizzate per definire proprio gli spazi, quindi la camera da letto, il soggiorno e assegnare a questi spazi delle proprietà. Spesso sono proprietà come il nome, le aree, i volumi o proprietà termiche. Another important thing is to uh, show the spaces. Spaces are uh, uh, volumetric Uh, entity inside uh, the, the IFC or the beam authoring tools uh, by default that uh, allow you to uh, define the name of the space as, a, as an entity that define a volume define an area inside a building and we can assign uh, the usage of this area for example this IFC space is basically a, a bedroom with a name and uh, we can link uh, a connect to this uh, space and other things that are most important for uh, energy simulation or for uh, um, spatial uh, uh, simulation and so on. We, we can uh, add some data to these spaces and most important for the case of the beam 4 b project, we set uh, to these spaces uh, information about censoring or documents. Una cosa importante che abbiamo utilizzato nel progetto BinForEB rispetto agli spazi, definendo ovviamente le aree e le zone dell'edificio, ovviamente possono definire quelli che sono i sensori, quindi io posso assegnare a uno spazio, una zona dell'edificio, eh, tutte le misure relative per esempio alle temperature o le umidità e quant'altro. In questo caso io posso visualizzare queste informazioni come proprietà nel caso specifico se io faccio tasto destro sugli spazi su qualunque altro elemento eh, io posso andare a vedere per esempio eh, informazioni riguardanti gli occupanti eh, se ci sono per esempio del, dei disegni come le piante se ci sono per esempio delle, eh, delle scansioni 3d eh, dell'interno oppure qualunque altra informazione riguardo il sensore in questo caso eh, mi sta dicendo che questo che è un foyer, per esempio eh, si porta presso eh, dei sensori riguardo al CO2 con tutte le misure eh, riguardo ai dati della, della CO2 in questo, in questo spazio. Eh, stessa cosa, per esempio, questo non ha sensori. Vediamo se qua ci sono dei sensori. Qua, per esempio, ci sono sensori di temperatura, appunto, con le temperature che abbiamo visto. Eh, in we can use. Uh, This functionality on the right click of the mouse. If I right click on the item in the model, uh, I can see uh, this linked data panel that basically is a, a way to link some other information, some other data to the beam item. Uh, I can set, for example, data in this case for sensors. I can see that the ER in this space, the B104 there is, a, there is a, an IFC space that that is a sensor about temperature. And uh, if I go with, detail, with the details, we can say all the measurements in a precise date, value about temperature, or maybe I can see uh, if there, uh, which are the occupants, um, if are the drawings or designings uh, with plans about the, the space surveys, or any other information. If I click on other, I can see if there are any other information connected to the space. Now is loading, is looking for if there is any other information about. Is basically uh, looking for in Sparkwell query, if there is something. And this, for example, the ontology about the space. And uh, you can see there that are, uh, for example, some elements. I see there if I click on that, I can see the ontology way about the and uh, this the uh, the ontology transposition of the spaces data this is a, a, another chapter of the presentation you can see next but uh. uh Io posso avere all'interno di, ehm, di un oggetto, in sostanza tutti gli elementi del modello possono essere collegati con un altro set di informazioni. In pratica, nella, nel primo pannello che abbiamo visto prima, vedo tutte le informazioni che sono state generate direttamente dall'applicazione. In questo caso, un modello generato eh, con applicazione BIM. Tutte le proprietà vengono da questa applicazione, possono essere inserite appunto dal progettista nel momento in cui realizza il modello. Io poi posso aggiungere altre informazioni, collegarle senza necessariamente lavorare sull'applicazione BIM, quindi senza necessariamente lavorare su Revit, Alplan o Archicad, eh, ma aggiungerle a posteriori e qua sono un set delle principali informazioni che posso andare a trovare. L'ultima riguarda una visione molto particolare che vedremo nella seconda parte della presentazione che è... Cioè, seconda parte, oddio, sono le quattro, <ride> eh, Una parte relativa praticamente alla, alla visione ontologica del, del, del progetto. E quindi nel momento in cui io clicco su uno di questi elementi, in sostanza abbiamo che viene aperto eh, una sparquelle che mi mostra tutti i dati a, a disposizione. Eh, Uh, I see now that uh, it's four o'clock, <laughs> yeah. uh, and uh, I, I see that uh, we are going uh, running yeah. our time. Uh, I want just to show one last uh, thing that is more easy yeah. but most uh, practical about uh, explaining. I think, uh, I think uh, David, uh, a quarter of an hour we, can, we may stay. Yeah, uh, Volevo ve far vedere un'altra un piccola funzionalità molto interessante che in realtà abbiamo visto in atto prima. Uh, prima abbiamo visto che quando abbiamo creato. Uh, la, uh, se io vado per esempio qua nella, nella risorsa, uh, to show this functionality. I connect back with un uh, example that we, we do before, uh, if you remind this a, a report about issues. it's a, a resource that is public and uh, this resource basically i put the resource as a I I have a building or maybe this resource is located in uh, um, in piacenza piacenza is a, is a city of the lower pardon, area of italy and uh, yeah uh, this functionality uh, maybe some of you i will think uh, What is the, the value of this, uh, this functionality? What is the importance of this functionality? Uh, dicevo in inglese: molti di voi hanno visto prima che abbiamo creato una, uh, una risorsa, e l'abbiamo posizionata a piacenza. Uh, probabilmente molti di voi si sono chiesti perché abbiamo fatto questa cosa e qual è il vantaggio di utilizzare un'informazione come questa, cioè un'informazione di posizione. which is the value uh, to use uh, uh, an information about the location of the resource. Uh, these are a basic, this basically is a, a document that uh, could be related to piacenza, is to be related to this town, which is the value. the value could be, is an example, obviously, but could be something like that. if i ask to the b management system to give me all the john data, is our resource management we see the how to create a resource how to work with the resource with the resource list and the other two things are uh, give me the geolinked data resources that are now stored in the BIM management system una delle funzionalità che c'è quando la gestione delle risorse è il fatto di poter vedere le risorse geolocate cioè uh, posizionate in una mappa as you see there is uh, some resources milan okay Uh, some resources yeah it's like uh, these are previous resources is a it test for example but the last resource is piacenza if i click on piacenza so vado i click are uh, sul cluster di piacenza lunica cosa ecco um, yeah uh, you need to change the uh, browser maybe it's better firefox if i go in uh, bing for a b1 team uh, ea yeah. login from there from firefox login yeah maybe sometimes there are some uh, some things that works with uh, one browser and cannot work with other Vi visto che c'è un errore eh, in questi giorni ho scoperto che purtroppo questa funzionalità che stiamo, abbiamo creato eh, da degli errori utilizzando un browser come Chrome, se utilizzate Firefox eh, funziona senza problemi, quindi è eh, proprio una cosa che abbiamo scoperto proprio in questi giorni. Ad ogni modo, just to show you the, uh, the functionalities, giusto yeah, per mostrarvi qual è la funzionalità: uh, come potete vedere, se io clicco sulla città, posso vedere. Una cosa molto interessante, cioè, mi vengono visualizzate quali sono uh, i punti di interesse. Qua vedete che ho un elenco di, uh, di attività. Ad di, uh, esempio, vedo che ce ne sono i, moste i monasteri, cattedrale, i musei. Uh, Nell'intorno di dove è stato posizionato il, il mio documento, as you see there, this possibility to. Uh, connect to another database in uh, this way is uh, basically a database uh, of wikidata there is uh, uh, wikipedia basically and we can add information about a uh, uh, place uh, or maybe our resources that could be a simple b model a document uh, an excel file or any other item i can set this uh, document in a place and I can collect the data from this place. And for example, can I can see that uh, uh, there are some buildings, maybe uh, historical buildings important for, uh, uh, for the place. And uh, here you can see uh, all the legends about uh, this, for example, uh, is a city, uh, a commune, is a, is a church, or museum, cathedrals. Uh, you can see that around the point there is some things uh, that could be useful for your, uh, for your project. For example, if I put uh, if I working in, uh, um, uh, in in a in a point, I can see that uh, near my points there are some uh, orange uh, not orange uh, some purple uh, points that are basically churches. And this could be useful, for example, for a designer to set some things uh, uh, as an uh, interest for social, uh, for uh, social, or for any other uh, things that uh, could be useful for for my project. Basically, we can set a query um, in. Uh, uh, I can I can set the the, the query about uh, which data I need, and uh, the wiki data can connect it. Completely with, uh, with my project. Questo è importante perché posso praticamente impostare una query uh, su Wikidata e raccogliere le informazioni che sono presenti in Wikidata. Una cosa che non uh, magari non è completamente chiara da questo sistema è che tutti i dati che vedete in questo momento non sono salvati dentro il BIM Management System, ma sono dati che vengono presi dall'esterno. All the data that uh, we can uh, are querying uh, in the system are not saved. In the beam management system, but are collected from external data silos. In this way, is uh, basically uh, from Wikidata, that is the main database of uh, Wikipedia. Uh, this is important as to connect uh, to link data that are uh, stored in other sites. Uh, the only pain point of this is that uh, are not uh, available so much. Public uh, um, servers, these are Wikidata, that is, uh, Wiki data. is uh, the, the most important uh, public uh, data server, but uh, are not so much uh, available in public. But uh, it's just to demonstrate that you can connect data from other sources. Uh, L'unico problem of this system is that maybe there are tanti server. Eh, come Wikidata, che sostanzialmente Wikidata è un server importantissimo perché gestisce tutte le informazioni che sono presenti dentro Wikipedia, ehm, però dà la dimostrazione che io posso connettere dei dati presenti nel B Management System con delle risorse esterne e eh, queste risorse esterne concorrono a, ad aggiungere informazioni ai dati principali. Una cosa che abbiamo visto prima è che eh, ad esempio tutti i pallini eh, che vedevo qua, son, per esempio i pallini mh, eh, viola, eh, sono sostanzialmente delle, delle chiese e quindi per esempio in base alla presenza o meno di determinati pallini, determinate posizioni intorno al mio oggetto, io posso per esempio fare delle analisi sociologiche, delle analisi di qualsiasi genere che possono servire eh, per esempio per il mio progetto. Eh, per finire, io posso anche con lo stesso sistema andare a chiedere, per esempio, le temperature eh, di, di questi giorni, semplicemente andando a richiedere questi dati, queste informazioni eh, dalla, eh, insomma, da, da, dalla rete. Quindi questa è un'altra uh, cosa importante che permette di verificare queste informazioni. Chiaro. This are another example to ask uh, uh, other kind of data, for example, data for uh, temperatures or weather in general. And this data is not stored inside the beam management system, but can be asked for um, from the, the other systems. Uh, yeah, I, I see that uh, I, I uh, consumed all the time <laughs> uh, for that. There was a, another part. Of the presentation that was about uh, how to use uh, the data with uh, some authoring tools. I don't know if, uh, yeah, it's uh, a quarter past 60. Uh, or, uh, I will try maybe. Yeah, yes, I think you can go because of five minutes. Uh, we have, of course, lost uh, five uh, people, but uh, I think five, 10 minutes you can go on just to go to the conclusion, David. Yeah. But I'm sorry because I, I not uh, leave so much uh, time, nope. for example, for questions. But uh... oh, yeah, but you had to you had to speak two languages. That's a problem. Yeah. If, had to, <laughs> yeah, if you have uh, done in Italian, uh, maybe it was very easy, and also in English. But uh, of course, you, uh, you were obliged to speak two languages. So yeah, it was very, very intensive. Good in <laughs> very good, thank you, David, because uh, it's a very strong uh, workshop. Uh, uh, so, well, use as much as you need. I think uh, ten minutes, quarter hour, uh, we can stay. Okay. Yeah, I, I will try just uh, in five minutes, just to demonstrate uh, that. Uh, another important thing is that uh, the beam management system, basically, as we see in the first part of the presentation, basically, is a part of the tools. Uh, as a tool, for example, uh, we say that the bee management system is a central part to connect the toolkit. The toolkit are other tools developed by other partners, and uh, they connect, and uh, integrate the data inside the B management system, and we can able to exchange that with others. This uh, this happen using the APIs basically, and uh, one of the most important thing and um, that can uh, uh, lower the time uh, of using. Uh, uh, ifc data for the designers is for example to connect directly uh, from the most common uh, authoring tool we tested with revit but uh, is also possible with the other uh, uh, beam authoring tool like uh, uh, rhino or um, archicad uh, alplan uh, basically any authoring tool can connect it with the api and can do Uh, similar things that uh, I will show now. Uh, quello che volevo mostrarvi adesso è che il sistema sostanzialmente ehm, permette di connettere diversi tool, cioè un, uh, diversi sviluppatori possono anche in futuro uh, creare delle applicazioni e usare queste applicazioni uh, per connettersi al BIM Management System, uh, praticamente per scambiare dei dati. Noi abbiamo provato a creare delle applicazioni, uh, dimostrare la possibilità di connettersi al BIM Management System non solamente con i tool realizzati dagli altri partner, ma anche realizzando noi dei piccoli script, dei piccoli tool che permettono di dimostrare che un qualunque tool, come ad esempio Revit, che permette di creare eh, delle, appunto i modelli BIM, si possono connettere al BIM Management System e permette di lavorare con tutte le funzioni che abbiamo visto prima, c'è cioè la possibilità di aggiornare o meno i modelli e quant'altro. Eh, in sostanza quello che volevo farvi vedere in questo momento è che io posso per esempio dalla, da, da Revit verificare e connettermi per esempio al progetto, l'utente eh, ovviamente può fare un login, in questo momento Revit si sta connettendo e sta chiedendo i progetti che sono presenti nel BIM Management System. L'utente può selezionare il progetto, stiamo lavorando sul One Team Demo, che è il progetto che eh, appunto abbiamo lavorato finora. Uh, this is the application that, uh, where we can see that uh, from Revit we can connect with the BIM management system directly using Dynamo. Uh, the user can select the project we're using. We are using one team demo. okay. And uh, here you see that in one team demo there is a, a project uh, and basically a file. You can select the file. And uh, we can see that uh, there are different files okay and uh, i will choose for example the uh, demo building this is the 15 file over there these are all, all the list of the files that are now in the project i will select one is uh, the 15 is a uh, demo building okay is that we'll set here the 15 run the application this is just to set up the uh, where i want to work and uh, I want to see there that, that uh, this file, basically in the B management system, is composed by a few set of zones. Here are the zones connected to the to the file. And uh, what I want to show you is that uh, first, as you see there in the Revit, there is no any file, any IFC file. I can get directly from the B management system the IFC file and now in the lower part of the screen on the left you see there that are uh, the processing of the IFC file basically from the Revit with Dynamo I am connecting to the BIM management system I will ask to the BIM management system to get the IFC file and uh, connect directly this IFC file in my Revit and to work with and the second Stage is to okay. Well, maybe is a yeah. this is a, a a small error there. Is uh yeah. Yeah. You need uh, every time to get to get the, the the last version of the file. Yeah. We uh, download the file and uh, we ask to Revit to connect to this file to link. Uh, this file this IFC, in questo momento noi stiamo scaricando un file IFC direttamente dal BIM Management System e stiamo chiedendo a Revit di portarlo direttamente in Revit, il file di Revit in questo momento è vuoto, sta connettendo, sta linkando il file IFC eh, sul quale stavamo lavorando poco fa, che abbiamo visto prima, quindi dovremmo vederlo a breve, eccolo qua, questo è il file sul quale stavamo lavorando prima, e possiamo anche chiedere a questo file, no? possiamo sfruttare in questo momento la possibilità, ad esempio, di creare all'interno del file. Ovviamente, definendo: uh, As you see now, uh, we have no uh, rooms inside the Revit. Uh, the rooms are empty. In questo momento, Revit non ha nessun tipo di locale. Chiediamo a Revit di cercare uh, i locali che sono già presenti dentro il modello IFC. We are asking to Revit to check in the IFC file the IFC spaces and we are asking to uh, Revit to create the IFC... Uh, and uh, uh, with this new workflow, because uh, you cannot have to re-upload every time your IFC file, but just the data. And uh, this is so much important. We, we test uh, with the IFC zones uh, and uh, other kind of data, but it can be used in the future for everything about that. Uh, yes, that, the last thing that uh, I want to say is just to uh, go with, <laughs> The last uh, slide, just to remember you uh, to fill the B management system evaluation questionnaire. Uh, I would apologize and sorry to be too long. And uh, yeah, uh, I will do. <laughs> I did my best <laughs> to be to explain everything. Uh, if you want, I am available. Uh, for uh, for your questions if uh, if you have any and uh, if you prefer to send me questions by email is uh, also uh, the best thing as for me but if you want to ask something now for me it's no problem I can answer to you or maybe uh, leave uh, ping me by email and then uh, also uh, remember to Field Evaluation Questionnaire. Eh, niente, diciamo per, per la parte per gli italiani, semplicemente. Se avete domande, sono disponibile a rispondervi anche ora. Se preferite fare delle domande, come dire, preferite magari mandarmele via mail perché ora non, non avete del tempo. Nessun problema, potete fare anche questo. Volevo ricordare di. Uh, finire e compilare uh, il, uh, il questionario sul B Management System, appunto assegnando questi valori da 1 a 5 um, su cosa ne pensate sul, uh, sul valore della, del B Management System. E questo è tutto. This is all for me. Is there are questions.